Inizio subito a farvi vedere questo video perché non riesco a caricarlo dal telefono. Non me lo carica sull'account di TheGigetto86, ma Google Plus, YouTube mi hanno creato un account diverso con il mio account. Insomma, un casino allucinante. Quindi ve lo Ciao, vedete. allora video estrazione della vincitrice della pochette Zara, insomma del video lì delle borse, eh? Già l'ho fatto, ma come funziona sto coso? Ma non posso più girarlo, vabbè. Già l'ho fatto, allora all'inizio era uscito liberamente penso, ma mi ha detto che non voleva partecipare. Poi era uscita, aspettate che cerco qui tra commenti. Una ragazza che però aveva sbagliato borsa, aveva messo la bustina di Zanellato, era tra i primi. Ah, ecco, Ersi 3. Ed infine è uscita lei, la vincitora, è Sandy Girl 84. E con questo commento, come si vede qualcosa? Aspettate, perché un bacchione sto dall'iPhone. And the winner is. Si legge. Pessima. Insomma, aspettate. Eccolo, mo sì, mo sono sicura che si legge. Eccolo lì. Ok, Sandy Girl, mandami un messaggio se vuoi, se non qui, me lo puoi mandare su Facebook a TheGigetto86 o se no l'email che la trovi nel canale informazioni c'è l'email. Mandami un messaggio e ti mando la borsa. E anche una piccola informazione per chi ha partecipato al concorso di unghie, scade il 5 novembre la partecipazione e io dopo controllerò, comunque cercherò in YouTube concorso unghie speciali. Controllate di averlo messo nel titolo, altrimenti mandatemi il link o per email, che appunto è andare sul canale informazione, c'è l'email, o se no per messaggio privato su Facebook a TheGigetto86. Ok, mi raccomando, perché YouTube ha tolto il video risposta e ci sono rimasta fregatissima. Al prossimo video. Ciao ciao! Ecco, questo era quello che vi dovevo dire da non si sa quanto tempo, perché sto video l'ho fatto secoli fa. Sto video l'ho fatto, boom! L'ho fatto quasi 3 settimane fa. Comunque, che volevo dire? Ah, sì, ecco, video, questo video, mazza, sì, sono proprio intervenuta da super casa, proprio via, così. L'avevo già fatto. E non so perché mo lo rifaccio. Lo rifaccio perché ho aggiunto cose. Di cosa si tratta? E dunque, io mi sto appassionando al canale di Eleonora Manni. Mi piace una cifra. Ho detto proprio così tra noi. Mi piace come parla perché dice un sacco. I video magari sono anche dei 8 minuti, quindi sono abbastanza corti, però dice un sacco di cose. Cioè, sono proprio vidi pieni, vidi. Mazza, l'italiano mi ha abbandonato. Comunque, in un video diceva come, perché tutti quanti le chiedono come fa a finire tutti questi prodotti. E lei dava qualche consiglio e poi aveva detto che praticamente li metteva in un cestello e ce li aveva sempre davanti, così da poter attingere e usare. Magari mi serve un illuminante, guardo se lì dentro ce l'ho messo. Io stavo sistemando, mi sono fatta prendere la mano come sempre, e quindi in questo cestello qui che ho preso, sì, l'etichetta non ce l'ho mai tolta, sono anni che ho sto coso, non l'ho mai tolta, l'ho preso a Orizzonte a Terracina. E in questo cestello qui, dove prima avevo pennelli, ho iniziato a mettere tutte le cose, sì, questo, 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 quell'altro, e mi sono riempita di cose. Allora, partiamo. Facciamo il senso così, senso antiorario come ce l'ho qui sul tavolo. Prima cosa, ovviamente, copre lo sbadiglio del momento che no, non entra nel cestello, no? E la 66 colori di questi qua, dei rossetti. Ah, beh, Angela,
lip gloss e rossetti della Celia Makeup. Di questa sto preparando un video perché ci sono un bel po' di dupe MAC qui dentro appena è pronto. Appena è pronto, appena mi decido a darmi una sistemata, ad essere un po' più presentabile, lo faccio. Perché si parla di MAC, quando parli MAC deve essere bella, quando parli di smaltimento, che ce ne frega, fa una cosa umma tra di noi. Sono tutte cose stupide che dico. Vabbè, poi questo qui che sembra un cupcake, la marca non lo so, fatto in Taiwan, eccolo qui. Ed è tipo un balsamo. Insomma, questo da mettere prima di iniziare a truccare per le labbra, così poi quando al momento il rossetto già sono idratate, o almeno così credo. E poi c'è lo stesso che fa la stessa funzione, ma questo mi piace molto di più. Della marca, io la pronuncio proprio così, Oriflame. Oriflame. Tender Care Vaniglia, questo veniva in un beauty box, in una glossy box o in una cosa di quelle box spagnole. E alla vaniglia, a me la vaniglia non piace, perché lo ricordate il Bactrim? Spero che ci sia qualcuna che si ricorda il Bactrim. Ecco, io quando ero piccola e stavo male, prendevo il Bactrim, era automatico, una cucchiaiata di Bactrim, beh, mi davo. Quindi io da quel momento odio la vaniglia, io l'ho sempre associata alla vaniglia, quindi niente. Continuando in tema labbra, questa qui di Elf, che è quella lì per il contorno, che è Lip Lock Pencil. La voglio consumare perché è da troppo che ce l'ho, cioè se guardate nei video vecchi il primo video haul della Elf, è lì che l'ho presa, e quindi stiamo parlando di 3 anni fa. Poi la sempre Elf, questo qui, il Prime Plump. Sinceramente mi basta finire il Prime perché il Plump non lo uso mai, che non mi serve. Il Plump ha l'odore di cinnamon, di cannella, quelle gomme alla cannella che io adoro, che quando ogni volta che vado in un paese dove le vendono compro pacconi e pacconi. Comunque, sempre altri lucida labbra, questo qui di Carlo Di Roma, che è alla mela. Se qui, i residui che vedete qui sotto è snob, perché io snob lo uso sempre con un lucida labbra sopra. E mi ero illusa che il fatto che fosse verde, no, Angela, insomma celeste, potesse dare l'illusione di schiarirmi i denti, invece mi si era mente fallito. Poi altri due lip gloss, questo qui della Essence, della Cutaselle, che è vecchissimo, se vedete, se cercate la collezione di quando è, sempre stiamo parlando 2009-2010, che si chiama Bad Girl, che mi piace tantissimo. Io ho smesso di usarlo, non lo so perché, boh, perché io vado a periodi, non profuma, non ha cambiato né colore né odore né nulla. E questo qui di Chanel, che è stato il mio primissimo prodotto di Chanel, è un Lèvres Scintillante numero 96, doveva Iris Ibis, una cosa del genere. Non ha cambiato assolutamente nulla, neanche questo. Questo l'ho usato un bel po', guardate dov'è. Scusate, eccolo qua. E c'ho sti glitterozzi che si sentono sulla bocca, quindi sempre labbra. Questi qui, che poverini, io li ho messi nel Beauty Adoption, ma nessuno li vuole, quindi me li tengo e me li uso io. Sono il 44 Almost Famous, il 45 di DC Smith di Essence. Cioè, dal packaging capite quanti anni hanno sti cosi. È normale che nessuno si piglia. E i due colori sono questi, ma penso che con la luce pessima, o così, forse sì, vediamo un attimo. Così si vede meglio, eccoli, vedete. Questo più su fucsia e questo più sul rosso corallo. E via. Poi, ultimi aggiunti. Questo qui di Kiko, di una collezione Red Passion, era, come era questa collezione qui, di questi? Non me la ricordo. È il numero 100. C'erano sia Sheer che di un'altra, fragola,
Finish, non ricordo qual è l'altro. Io questo ce l'avevo. Questo ce l'avevo in borsa quando lavoravo. Lo tenevo sempre in borsa quando stavo sul treno. Me lo ripuffavo. E sto rimane completamente nude. È luccicoso. E ci sono dei brillantinozzi. Invece questo ce l'avevo sempre, sempre, sempre nel taschino del gilet. Sempre qui con il numero 191 degli Shiny Pearl Lipstick. Non fanno più. Ecco qui. E questo. Questo lo scelse Alex. Questo colore. Un po' più rosino. È sempre pieno di sbrillini. Le labbra siamo a posto, andiamo avanti. Allora, Sephora, questo campioncino della base presa con Chiara Kayukai a Treviso a gennaio dell'anno scorso, si è quasi del tutto seccata, però se ci puccio e strofino continua a funzionare, quindi per adesso la metto tipo qua così per occludere i pori e andare avanti, insomma. L'ho usata anche per il... dovevo andare a un matrimonio. Il 19 sono andata al matrimonio, l'ho usata come base, come primer proprio. Poi questa della Clarin, che è sempre lei, il Baume Éclair Beauty Fresh Balm, famo prima. 15 ml, pure questa c'ha qualche annetto, non finisce mai, non lo so. Poi, sì, faccio così a caso, Mosaic Powder di Essence, questa la vedete sempre, cioè questa sono anni che la voglio finire, la uso e la riuso e la strauso, d'estate la uso tantissimo perché non metto né creme né fondotinta né nulla e metto questa, ma proprio le palate mi metto e niente, non se vuole finire. Questa di Aiko, Extra Glow Aiko, è un... non la fanno più perché adesso Aiko fa solamente cose occhi. Ah, scusate, non mi è piaciuta questa scelta che hanno fatto. Comunque, è un illuminante e dicono che si può usare anche su tutto il viso. Vabbè, vedremo, proverò un giorno, diventerò una palla luminescente. Questo qui. Questo dell'Avon, Magix Face Perfector, sempre il primer della Avon, preso l'unico video di All Avon, lo vedrete, è sempre lui. Questo qui, questo di Benefit, perché io lo amo e lo adoro, non lo fanno più, ma insomma non mi pare il caso di rimanere ancora. Guardate quanto poco ne è rimasto, va usato, va finito prima che mi vada male, non puzza e ne ha cambiato colore né niente e rimarrò orfana. È bellissimo questo prodotto, infatti medito di prendere il lemonade apposta. Però vabbè, vedremo, devo finire troppe cose prima. Pure Skin, questo adesso a novembre farà 3 anni, ma ancora funziona, non mi ha mai dato problemi di schifezzuole varie e non puzza né niente, cioè dice è finito, no, perché vista come è fatta la confezione qui dentro è pieno di prodotto, vedete, cioè, è proprio pieno. E poi basta, poi finiremo sto pure più skin e troveremo un altro fondo da smaltire, non troveremo, già ce l'ho il You Rebel di Benefit dopo qui. Poi della più skin, ormai questa è tutta rotta, ma la Cipria, che è stata regalata insieme a questo e farà 2 anni pure lei, che è un po'... è una tortura pure questa, perché sembra che non si prenda mai, il pennello lo sporca, la faccia, il pennello si sporca, il viso anche, ma non finisce mai, non si abbassa sta cipria, io non so che boh, c'ho l'incantesimo dei prodotti che non vogliono ittare la panna. Poi correttori ne ho presi due, questo di Benefit Boeing numero 03, che è diventato un po' duretto, però ecco, si lavora facile, bello aranciato. Io ho sempre preferito il Boeing all'Erase Paste, sempre preferito questo a quell'altro. E poi questo, era già aperto, questo di Essence, il Forget It 3 in 1, che a me basta che finisco questo e questo sta a posto, perché il rosino non lo uso mai, ma proprio mai. Sa qua il rosino. E quindi questo qui.
Non mi dica che ho rotto. Ho rotto il packaging. Bene. Sono un disastro, sono un disastro. Illuminante questo qui della Pixi Eye Finer, preso su come si chiamava? Non me lo ricordo come si chiamava quel sito. Non mi ricordo più. Va bene, comunque. Questo da usare come illuminante qui e qui. Continuiamo con le matite, ne ho messe un po' tante. Allora, ho messo il set di pastello che mi è stato regalato appena ero uscito di pastello. Mi piacciono, questa è quella che mi piace di più. Li ho messi in mezzo perché non ricordo quale di questa ha cambiato odore e quindi le voglio usare. Visto che una ha cambiato odore, penso che tutte quante prima o poi lo faranno, sono anche naturali. Qua c'è scritto 12 mesi, no, queste c'erano di più di 12 mesi, quindi non è che le voglio farle fuori, falle fuori! No, le voglio usare di più, anche perché sono dei colori veramente belli. Poi cedrata, io lo adoro, cedrata è bellissimo. Poi, questa qui della Essence, della Ready for Boarding, che dovrebbe essere dell'estate scorsa. La parte, questa qui la uso tantissimo, la parte quella più chiara. La uso all'interno dell'occhio, ma proprio tanto, tanto, tanto. È questa qua. Questa la uso meno, ma in realtà sono babba, perché è un colore bellissimo. Guardate. Eccolo qua. Perché vi faccio vedere che sto con la tavoletta e non si vede niente. Vabbè. Poi, della Elf, questa qui, Gilded, che è un dorato. Bello. Bello intenso. Della Essence ho detto, della Elf ho detto Essence, ho detto Elf, ho detto boh, vabbè, vediamo. Poi questa della Essence, questa sia della Essence, la 10 Almost Famous, che io metto sempre nella rima interna dell'occhio, metto sempre, metto spesso, quando non metto quell'altra metto questa, bella. E ne ho anche un'altra di riserva, ecco perché la voglio finire. E questa qui, indovinate che linea della Essence, la Cute as Hell, che per me è stata la linea più bella che hanno fatto. Questo qui violetto è per intensificare il colore degli occhi e questo qui rosino è per camuffare i segni della stanchezza. Insomma, danno un bel colorito, messi qua dentro danno un bel colorito, svegliano l'occhio abbastanza. Poi c'è il Kohl di Rimmel, che questo veramente campa da si sa quanti anni, penso l'ho preso che stavo ancora al liceo. Questo qui è il Kohl, che se lo metto sopra è una ciofeca, perché quando chiudo l'occhio poi mi si stampa sotto, quindi se io metto sotto quella chiara e sopra quello scuro è terribile. Questo qui della Essence, della Black and White, fatevi sempre conti di quanto è che ho queste cose, quindi ho buttato tutto là dentro. Io ho messo tanti prodotti perché così posso variare nel trucco, perché se io poi mi fisso che mi devo, che ne so, mi devo truccare solamente celeste e blu, no, così ce l'ho messi tanti. Questo qui che è il duo, il Cajal, mi piace molto, scrive molto bene e dura anche. Eyeliner, questo qui di Astra, questo bel blu, che però il pennello è diventato una cacchina. Eccolo, il pennello, lo vedete, il prodotto è perfetto ma il pennello è andato a farsi benedire, quindi ci dovrò zifugnare dentro un altro pennello. Questi di Elf, scusate, questi due, che sono il Navy, no, Midnight, scusate, e il Plum, erano della linea base, sono della linea base, adesso non so quanto costa perché è da tantissimo, non vado sul sito della Elf. Questi 3D Essence, che praticamente non scrivono, quindi dovranno essere, prima ci fa la linea e poi sopra ci ripassi con ci appicci sopra l'ombretto. Questo di Aigo, che mi piace molto. Adesso diciamo hanno rifatto lo stilo, più che altro costa 11 euro sto coso. E l'altro giorno, quando mi sono risposata, ha deciso di scrivere, ho deciso di smettere di scrivere, scusate, proprio quando mi mancava l'ultimo flick, quindi vabbè, un attimo, momenti di panico, ma ce l'ho fatta, dura.
me ne ero accorta che durava già quando andavo la mattina al lavoro alle 4:30 con la moto, che la lacrimuccia infame, dice oddio, oddio il coso, invece no, era perfetto. E vabbè, poi dopo tutti i venti mi sono fatta un'unica dura. Mascara, allora c'è questo di Blanco che io addirittura penso, non so che fargli fare, perché è troppo liquido, come, profuma come quando quelli dei set di quando siete piccole, c'è lo stesso profumo e non fa nulla, fa proprio niente, anzi si mette e non si asciuga mai, quindi vi sporcate sopra, sotto, mamma mia. Sempre coso nero, l'Ultra Tech di Kiko, che si sta bello seccando. Il First Lashes Concentrate, il Curling, con insomma un curvante, sempre Kiko. Per il waterproof ho usato, ho scelto questo qui, del Volume Lash di Rimmel. È spettacolare, anche questo non si leva manco con le bombe, cioè dovete andare proprio con lo struccante waterproof per toglierlo, è favoloso. Questo è il Noi italiano che scarico. E poi il Bad Girl Lash, Bad Girl Lash di Benefit, formato piccolo, che veniva in qualche palettina. Per le sopracciglia, questo qui di Benefit, il Shellac Top di MAC, perché poi ho anche un'altra matita che ho comprato quest'estate, questo qui. Che vedete, non si vede niente. E poi volevo, cioè, questo diciamo l'ho aggiunto nel caso in cui, perché ogni tanto questo non riesco ad aprirlo. Ecco, infatti. No. E allora uso questo qui, che è della Guerrilla Gardening, il numero 01 Garden Girls. Sì? Garden Girls è il coso delle sopracciglia. Lo faccio vedere che c'è il pennello sbilenco. Eccolo il pennello, proprio così. Viso ancora, e poi veramente passiamo agli occhi e finiamo questo video che è un parto. Voglio smaltire questi due della Elf, Innocence e Glow. Innocence mi piace molto, era il primo che ho avuto, poi mi si è rotto, allora ci ho fatto il coso in crema. È stato uno dei miei preferiti, cioè è uno dei colori che mi piacciono moltissimo, Innocence. E poi Glow, diciamo che è sullo stile di Orgasm di Nars, quindi è tutto sbrilluccicoso, Glow. Poi Benefit, questa micro taglia del Positint, io questa normalmente la uso sulle labbra, mi piace molto di più sulle labbra che non sulle guance. E Benetint, che non posso usare sulle labbra perché ha cambiato odore, però lo uso sulle guance. No, l'odore neanche ha cambiato, proprio il sapore, è vero, l'odore sempre odora di rosa. Odora di rosa, ma rosa non è. Che cos'è? È Benetint. Poi questo qui, sempre blush, sempre fardo, in polvere micro compatta, so pallette, della Pupa, preso quando aprì l'outlet di Castel Romano vicino Roma. Ecco, vedete, sono tipo meteori, bello, questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato, se sa. Siamo arrivati infine agli occhi, reparto occhi. Dunque, questa matitona di Astra, questo lo userò per fare il punto luce e l'arcata, perché come base è una ciofeca pazzesca. Niente a che vedere con quello di NYX, di Milk di NYX. Questo qui è quello perlato, ma va tutto va nelle pieghette, non ciofeca. Questi due di Essence, che sono Eyeliner e Shadow Stick, uno è in marrone, ecco. Eccolo qua, questo mi si stacca sempre. Ecco. Uno è in marrone. Vediamo, mettiamo qua. Bello, bel colore. Con la... Questo mi si stacca sempre. Dal primo giorno mi si stacca proprio. Con l'eyeliner, diciamo. Qui, tono su tono.
E poi c'è l'altro che è in blu, ma non mi piace per nulla. Non... Cioè, questo blu è un po' bruttignaccolo. Non si vede neanche che blu. È veramente, veramente scuro come blu. Con il suo eyeliner, che pure bruttignaccolo. Il blu, che io normalmente difendo il blu e distruggo i naturali. No, invece è al contrario qua. Poi, questo qui ce me lo porto appresso dal liceo. Color fresco, L'Oréal Paris, non esistono neanche più. Tenuta 8 ore, ombretto a lunga tenuta, numero 18, Chilled Mango. Eccolo qui. Lo faccio vedere qua. Questo qua. Si vedrà niente, è normale che non si vede niente, Angela. Stai a far video con la tavoletta, che pretendi? No, no, già sto perdendo. Ecco. Poi, Kiko, questi qui, che questi veramente durano tantissimo. Non ricordo che edizione limitata fosse. Comunque, Smoky e Shadow Waterproof numero 01 è questo rosino. Che c'ha, la cosa che non mi piace è che c'hanno sta spatoletta, perché questa è proprio una spatoletta di plastica. Ecco, lo faccio vedere un po' qui, è brillantissimo, bello, questo dura proprio un sacco. E di base, sempre lei, sempre la Art Deco, non finirà mai. Adesso ci voglio mettere dentro uno stuzzicadenti per vedere quanto ce n'è ancora, perché veramente, boh, immortale. E questa di Urban Decay, il Primer Potion, quel normale, la taglia piccolina. Per quanto, aspettate, no, ombretto in crema che può essere usato anche come base. Questo qui di Astral Soul Color numero 09 me l'ha regalato Kaiukai Chiara, e lo voglio usare perché appunto sennò poi si secca, e questo tra un po' farà un annetto, e quindi basta, finite, no, finite, aspettate, finite le basi, iniziamo con gli ombretti in polvere. Io li faccio vedere proprio una carrellata veloce. Quelli che appartengono alle medie no, al liceo. Questo di Rimmel, che non lo fanno più, 051 Fjord Blue. È un lillino, in realtà è un lilla. Poi della Maybelline, 64 Shiny White. Questo qui. Pure questo non finirà mai. Poi iniziamo palettine, dai, questa la usavo sempre, sempre in borsa, ce l'avevo sempre al lavoro, della Paris Memory, la 34, sui toni dell'azzurro, così, perché la divisa era di quei colori. Elf Elements, fatta da me. Ci sono questi quattro, un rosa, questo è un verde oro, questo è oro e questo è Periwinkle, che per me è stata una grandissima solaccia, perché non lo so perché io pensavo fosse più grigio, invece è sempre sul lillino così, e io ve lo devo confessare, a me viola non mi piacciono. Quindi tutte queste cose viola da smalti per me è tipo vabbè. Questa di L'Oréal, presa eoni fa. Quattro colori belli e allegri. L'altro giorno ho fatto un trucco con questi due, questa su tutta la palpebra e questo qui nella banana, nell'incavo. È caruccio come risultato. Poi ho messo, per esempio, ho messo questo qui, Plum di Elf, come eyeliner, un caruccio. Poi altra palettina, questa qui di Essence. Questa qui di Essence l'ho messa più che altro perché ha dei colori che servono sia per illuminare che per sfumare, che per fare un trucco naturale. Questa comunque non è proprio una cosa imprescindibile da finire perché mi piace molto. È una cosa più, diciamo che volo con Ryanair, la Naked non la porto perché sto via magari 2 giorni, mi porto via questa che mi svolta. Elf, queste due piccine picciò sono i più piccoli che si può. Ecco qui, queste a me piacciono molto queste, però insomma sarebbe arrivata l'ora di usarle. Che è questa qui è Teal Dream e questa qui è Punk Funk. Di questa mi piace tantissimo il bianco perché è un bianco con riflessi rosa e questa mi piace tutta quanta, tutta intera, bellissima. Sempre Elf, questi due. Questo qui è Butter Pecan e questo qui non me lo ricordo. Comunque è sempre quello, indovinate che colori? Azzurro
azzurro e blu scuro, che poi sono scavati, però non finiscono manco loro. E questo è il Butter Pecan. Questo è un po', penso che tra tutti gli ombretti è pure peggio di questi Essence e di questi. Questi sono polverosi, però almeno rimangono un po', ma questi... Bah. Poi, le ultime due cosine, è finito, della NYX, questo qui, che è Mermaid Green. L'ho messo in mezzo perché, prima cosa, preferisco finire questo che non Humid, anche perché Humid è dentro la palette MAC, quindi è un casino, tira fuori, metti, E perché non me lo ricordo perché, ah sì, perché così avevo anche un verde da poter abbinare con altri colori e mi invoglia ad usare più cose perché il verde mi piace. Ed infine oggi, proprio stamattina, ho messo lei, non l'ho messa perché la voglio finire ma perché la voglio usare più che finire. Io questo l'ho usato tantissimo, proprio tanto, questo colore. Se sa quanto l'ho usato, bella, io l'adoro. E grazie a lei è quando ho iniziato ad essere un po' più maniaca del vediamo, trucchiamoci la sfumatura e quello e quell'altro, perché vengono le istruzioni dentro, e quindi là è stata la fine per fare gli smokey eye, cioè ero riuscita a fare uno smokey eye che non sapevo fare nulla, con un pennello sfigato che sta qua dentro ero riuscita a fare sto smokey eye. Quindi per me questa è tipo la paletta, santa paletta, l'aureola. Queste sono le cose che alcune voglio proprio finire, altre invece le ho messe lì dentro perché le voglio usare un po' di più e diciamo le voglio anche riscoprire. Presto video su questa palette da 66 della Celia Makeup con i dupe MAC e a vari dupe persi nel mondo. Scusate un'altra volta. La cosa è che non so se perché ho trovato i dupe MAC e i dupe, e ho anche diciamo dupe di le matite perfette per i rossetti, quindi non so se fare tutto quanto un video insieme o staccarlo, tipo matite e rossetti e rossetti e palette. Che ne pensate? Due, facciamo uno, poi saranno infiniti come questo perché 30 minuti di video inutile ho fatto. Bene, io vado a separare qui i pigmenti, queste cose che non uso e li vendo. E al prossimo video. E ricordati tu che hai vinto il contest, tu che hai vinto la borsettina, la pochettina Zara, scrivimi così lunedì vado in posta. E per il concorso ricordatevi email o scrivetelo nel titolo, così quando lo cerco su YouTube mi appare. Ciao 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 ciao!